se si continua. Allora, dunque, siamo al caffè di Flo e qui appunto c'è l'evento che dobbiamo fare. Allora, esistono tre gare, vabbè, e riserva naturale di Fillmore. Perfetto, ragazzi. Vediamo qua che cosa bisogna fare. Non ci ho capito che bisogna fare. Ma non importa. Ah, giusto, qua vi devo salvare dopo. Se mi dimentico, non è bello. Scusate, so che avete visto un robetto che scendeva giù, ma è la nostra casa, la mia casa, è un po' piena di pulvicolo atmosferico, devo ammetterlo. No, non importa, dai, non c'entra niente. Spero che state passando un buon Ferragosto. Ah, che strano, pensavo facessi il filmato, ma non importa. Allora, sì, sappiamo tutto, bla bla bla. Ecco, una gara normale. So che dobbiamo andare tra i boschi, è fighissimo. Si parte! Vai! Sono felice che c'è anche sergente, perché lui non è mai abituato a disputare delle gare. Figo che salto, ragazzi! Era un salto veramente bello. Ah, troppo bello gli archi. Sono belli gli archi fatti con i palloncini. Mi piace. Sì, questo gioco è molto fantasioso, i giochi di calcio sono fantasiosi molto. Le macchine parlanti. Oh, giusto, devo girare a destra. Roba che andavo dritto. Figo, troppo forte. In una gara c'è un salto super figo, no figo. O tantomeno fighissimo. Proprio super fighissimo, anche se non si dice così, però ce n'è uno molto bello. Ah, vabbè. Sì, questa gara all'inizio mi ci incasinavo, ho perso due volte. Questa non è la prima volta che ci ho giocato, però ho capito che era facile dopo un po'. Ecco qua, attenti che c'è un dirupo, quindi dovete fare il salto per forza. Chi non sa fare il salto, glielo posso dire io. Praticamente, dunque, vediamo se riesco ad arrivare in una zona dritta. Muovete la levetta analogica a sinistra, non mi confondete con la destra. Prima su, prima giù, poi su. Ecco, così fate il salto. Scusate, ho fatto una cazzata. Ecco, così si fa il salto. E poi lì c'è una piccola rampetta che vi fa fare il salto. Ma non importa, siamo già al secondo giro. Bene. Vediamo se questo salto lo faccio con efficacia. Figo, troppo bello. Mi piace un bel po' questo salto, ragazzi. Volevo proprio vedere se riuscivo a raggiungere l'arco col palloncino, ma non ci sto riuscendo perché è troppo alto. Pa, 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 pa. Sì, devo ammettere che questa musica è molto bella. Poi, sapete quella lì che vi ho fatto vedere nel jukebox di quel gioco che si chiama Castle? Quel let's play precedente, insomma, c'è il jukebox e vi ho fatto vedere una musica, no? Che si chiama Freeride, quella è la mia preferita perché è bellissima. Però purtroppo non l'ho mai sentita in questo gioco. Forse ero distratto e gareggiavo, boh. Sto capendo un cavolo qua. Non importa! Gareggiamo e non ci deconcentriamo. Porca bomba, che botta. Sì, ho fatto una gran cacchiata. Non so perché sono entrato lì, ma fortunatamente sono ancora in vantaggio, ragazzi. Sì, perché all'inizio quell'indicatore mi ha fatto leggermente girare, perché prima, perché era arancione quando ero in testa, no? Allora ho detto, ma aspetta, sono... Io pensavo che ero secondo, quindi ho detto, ma dov'è sergente? Perché era sempre lui quello che mi superava. Poi ho visto che mi ha superato, era diventato azzurro, poi ho detto, aspetta, io dovrei essere in testa. Non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente all'inizio, ma poi ho capito che se è giallo, arancione lì, vuol dire che allora siete in testa. Ecco, adesso invece che è diventato azzurro, invece non sono in testa. Ma comunque sono a buon punto perché lui mi ha superato, ma io subito l'ho ammazzato, tra virgolette, l'ho superato io. Ecco, qui era il punto dove prima ho rischiato di cadere. Sì, col salto io proprio l'odio, anche se è figo un bel po'. Sì, la prima volta ci ho perso una o due volte. Proprio per quel salto, mi sa, non so. E la prima volta pensavo che da quella gru dove erano appesi quei tronchi, pensavo che quelli mi cadevano in testa, allora ho detto aiuto. Però c'è una gara ancora più frustrante, ragazzi, Dopo ve la faccio pure vedere qual è. La laudirete con tutto il cuore.
vaffanculo. Non so perché hai fatto quel salto del cavolo, ma non importa. Yeah. Non vedevo l'ora di fare il let's play, perché sapete, appena ora stavo accendendo la telecamera, ho detto finalmente, perché no, sul serio ragazzi, abbiamo finito, dicevo. Sì, direi che qui abbiamo finito. Praticamente sono stato molto impegnato per caricare il video dell'altro let's play. E poi ho dovuto anche vedere i progressi, quindi non è stato facile, però ora ho iniziato. Allora, dunque, primo Saitama qui, secondo Sergente, terza Flo, quarto Lenny e quinto Vince, chiamano così, che però ora si deve chiamare Perde perché è arrivato quinto. Che nome del cavolo che gli hanno messo. Ora, dirigiti a nord del Palazzo di Giustizia, quindi del Tribunale, lì sta per avere inizio un'altra gara. Bene. Allora, continua. Ah, sì, devo salvare. Sovrascrivere, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Ah, quanto è bello questo gioco. Molto bello. E poi l'aver iniziato una nuova di Saitama mi fa impazzire. Proprio. Vabbè. C'ho un mal di schiena bestiale, perché stare in piedi a volte durante le spray non è forte. Perché io praticamente il divano dalla mia TV è abbastanza lontano. Quindi, cioè, dato che io ho il joystick con i fili, dato che il filo è troppo lungo, non riesco, è troppo corto, non riesco a sedermi mentre giocare insieme, se no lo potrei fare volentieri. Salva classifica? No, che la salva a fare. No, ci mettevo un'infinità di tempo, ragazzi, la cosa non è bella. Già che bisogna pure aspettare per sto cavolo di roba, anche se l'immagine è bella. Saetta con 8 che gareggiano di notte, niente male. E poi chi c'è il gioco per Nintendo capisce che è uguale, ci sono le gare contro i campioni del mondo. Non vi sto a dire altro perché dai, è un let's play, non posso anticiparvi troppe cose, vi posso solo anticipare che faremo il let's play. Niente filmato? Strano. Va bene, comunque per ora ragazzi ci vediamo nel prossimo evento. Ciao!